Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù dia verità e vita sia con tutti voi. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini dispersi. L'apertura di nuove vie di comunicazione e l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto per abolire le distanze e congiungere i paesi divisi dalle catene montuose o dalle grandi acque. Contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna, secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e per gli operai che hanno progettato e realizzato quest'opera, per i sindaci e per quanti ne beneficeranno. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Rivolgiamo la nostra preghiera solidale al Signore che è Gesù, che è nostra via e nostra meta. Preghiamo insieme e diciamo: guida i nostri passi, o Signore. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che, sostenuti dalla tua continua presenza, camminiamo nelle vie del tuo amore. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che andando di città in città predicavi il Vangelo e guarivi gli infermi, passa ancora per le nostre strade e confortaci con la tua misericordia. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che sei apparso ai discepoli sul lago di Genesaret e li hai salvati dal naufragio, vieni ancora accanto a noi in mezzo alle tempeste del mondo. Guida i nostri passi, o Signore. Preghiamo per le comunità di Pertosa e di Caggiano, affinché rafforzino sempre più i vincoli di amicizia che li legano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa strada. Il tuo angelo li precede e li accompagna, perché, superato ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata.
a te sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, via, verità e vita. E la benedizione di questo tempo scenda su questa strada, Padre. Il Signore vi guidi nei vostri viaggi e disponga opere e giorni nella sua pace. Amen. E su voi tutti qui presenti e su coloro che transiteranno su questa strada scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. È bello inaugurare una nuova strada. Qui quando passavo dovevo fare attenzione, poi io che non so guidare è ancora meglio, quindi complimenti ai due sindaci per questa iniziativa, per questa cosa, a chi li ha preceduti e a tutto il resto. Però adesso speditamente entriamo nella strada della via e della vita. Auguri, sindaci. Prima di tagliare il nastro, le parole di rito sono necessarie, ma più che di rito sono dovute, perché in questa strada è simbolicamente molto importante per noi e per me proprio personalmente. Innanzitutto si legge in questa strada il buon seminare e la comunione non è l'intenti, ma quella vera. Il buon seminare, perché non possiamo non ringraziare i due Caggiano, non inteso come toponimo ma come uomini, i sindaci che hanno proceduto me, Modesto, sono convinto, non è che me lo consentono, no, d'accordissimo con me, che sono stati quelli che hanno voluto fortemente quest'opera. Per Pertosa era un'opera necessaria, l'ho detto tu con Pasquale, era una mulattiera, poco più. E per noi invece questo è un tratto di strada importante. Per Caggiano era sì importante, però diciamocelo fuori dai denti, al di là di ogni convenienza. Si sappia, Caggiano, in ossequio al principio di buon vicinato, di stare insieme, di fare le cose per bene, in maniera unitaria e in maniera efficiente, probabilmente avrà rinunciato ad un altro tratto di strada altrove. Questo è sinonimo di serietà istituzionale, perché è un'arteria che collega non solo i due centri, ma questa è un'arteria che, va detto, il progetto è stato finanziato tra i primi 49 della Regione Campania, su 550 partecipanti. Quindi ne approfitto per dire grazie ai tecnici che hanno svolto un ottimo lavoro. È stata dichiarata questa strada di interesse regionale. Questa è la strada che... dico io, abituato alle zone di Siena, della Toscana, di Firenze, quando prendi la Costa del Sole c'è la panoramica e la direttissima. Noi abbiamo la panoramica che è Campostrini e questa è la direttissima. La direttissima, però direttissima, bisogna stare attenti. Ne approfitto per salutare gli amici dell'associazione La Strada Sicura, perché direttissima sì, ma coscienza e coscienza bisogna intraprendere questi percorsi. Sono i protagonisti di questa associazione, sono due giovani. Sono, vale a dire, quella categoria, non perché siano avvezzi all'auto da corsa, ma perché magari siano un'età meno riflessiva. E quindi è bello che il messaggio dell'attenzione della sicurezza stradale parta da giovani come loro. Ringrazio ovviamente, ho ringraziato i tecnici, non vi cito, l'ufficio tecnico, tutti, il geometra Tarateta, collaudatori, ho intravisto Gian Cristiano, il geologo, insomma... Rischierei di dimenticare molti, ma ringrazio la ditta per l'ottimo lavoro che ha svolto. Perché l'ottimo lavoro in che senso? Nel senso che questo era un progetto che prevedeva l'accantonamento di un 10% delle somme, considerato bonus, e che se si configuravano una serie di condizioni, questo bonus poteva essere elargito. Ed è successo per questa strada, per opere complementari. Quindi quello che vediamo oggi non è il definitivo. Ancora, a proposito di sicurezza stradale, mancano delle barriere. Mancano un po' di segnaletica, con l'asfalto continueremo per un'altra manciata di chilometri, dico io, insomma, un lavoro fatto bene. Ringrazio, l'ho intravisto, non posso non citare Palmieri, l'ho intravisto, Rodolfo, degno rappresentante della minoranza comunale, insomma, chiaro segno distensivo e anche qui di testimonianza quando le opere sono fatte bene, sono condivisibili e vanno condivise.
Un grazie, ripeto, e poi chiudo e passo la parola agli altri che sicuramente vorranno dare il proprio contributo. Un grazie ai due sindaci che ci hanno creduto, che ci hanno preceduto. Possiamo pregiarci del fatto che facciamo parte di quella squadra, ma sappiamo bene, lo sappiamo noi oggi più che mai, che il sindaco ha una responsabilità di incidere ben maggiore e diversa dal consigliere, dall'assessore. Ringrazio loro per la lungimiranza tecnica e la lungimiranza istituzionale e di serietà e di reciproca solidarietà, mettiamola così. Ringrazio te, ringrazio noi, raccogliamo i frutti, però abbiamo fatto sì che questo lavoro andasse per il meglio e sicuramente taglieremo il nastro ad otto mani, ce lo consentirete. E passo la parola Modesto. Sì, giusto sarò brevissimo, dopo che ringraziate un po' tutti, naturalmente mi associo ai ringraziamenti di Domenico, queste due nostre comunità di Caggiano e Pertosa che sono legati da stima, profonda stima, da affetto, da vicinanza. Da esempio per gli altri comuni questa collaborazione con le associazioni. Naturalmente mi associo al ringraziamento a Michele e Giovanni, noi siamo stati con loro per tanti anni, di conseguenza abbiamo naturalmente una figura del sindaco sempre diversa, a prescindere dalla responsabilità. Voglio ringraziare i miei consiglieri qui presenti, l'assessore Carmine, per la presenza. Già detto, diciamo, questi complimenti innanzitutto, perché ovviamente la parte complimenti a tutti quelli che hanno composto. Noi abbiamo sfondato questo tema, d'altra parte era anche abbastanza sfondato perché già da anni avevamo sotto i riflettori il momento per poter candidare, diciamo, perché ovviamente trovo questa era un'opera che richiedeva delle risorse consistenti, non doveva fare una semplice intervento palliativo. Forte, cioè. Quindi non appena si presentava l'occasione l'abbiamo sfruttata e per fortuna va bene e chiaramente vanno ringraziato il team tecnico che ha seguito e i progettisti, perché è ovvio che se in graduatoria si arriva in una posizione utile o nelle primissime posizioni, quindi gran parte dei meriti sono proprio quelli che hanno messo in piedi il progetto. Quindi, allora speriamo che ovviamente sicuramente i rapporti tra le due comunità sono eccellenti e soprattutto consolidati, integrati. Questa strada sicuramente farà considerare questi rapporti, perché non consentirà ancora ulteriormente per la mobilità tra le due comunità. Prima di passare la parola a Michele vorrei aggiungere parlare a braccio può affascinare, ma delle volte dimenticarti cose anche importanti. Una notizia tecnica è importantissima, tecnica e di prospettiva. Noi abbiamo rifatto il manto di questa strada, lo dice bene Giovanni, questa è una strada che è interessata da movimenti franosi. Ovviamente non ci siamo limitati a vestire a festa questa strada. Questo finanziamento non poteva prevedere altro che questo, però è già stato finanziato, sono stati finanziati la progettazione per il reggimentamento delle acque e quindi il dissesto idrogeologico per quanto riguarda Valone Ficarola, Massa Vetere, che incidono entrambi su questa strada. Ci hanno finanziato la progettazione, quindi i lavori verranno in automatico e poi davvero, davvero si farà un'ottima opera, si metterà la ciliegina sulla torta. Ringrazio, questo progetto non prevedeva espropri da parte del Comune, non si può fare espropri. Ciò nonostante, chi ha memoria, ma non ci vuole manco la memoria lunga, era perché di pochi mesi fa,
Sì, il tratto stradale è stato migliorato in alcuni punti, direi io sensibilmente, e questo è avvenuto grazie alla disponibilità e alla serietà delle persone che insistevano su questa strada. In una misura percentuale maggiore per quanto riguarda Gazzano, però anche noi ci abbiamo messo del nostro. Quindi magari, chissà, poi dopo ci sono degli altri punti critici, magari trovando altre misure che prevedono una sistemazione anche da un punto di vista carrabile, ne possiamo discutere. Però è l'occasione gradita per ringraziare soprattutto quanti si sono messi a disposizione rimettendoci del loro in termini di proprietà a favore della strada. Quindi a me non mi resta che ringraziare i sindaci, le amministrazioni, i consiglieri comunali, gli assessori attuali, perché attraverso loro l'opera meritoria delle precedenti amministrazioni possa continuare, sempre con lo spirito di collaborazione. Non è perché Giovanni ci siamo tutti e due cagiati, che anche quello fa, diciamo, perché crea quella simpatia e quella comunità di vedute. Noi siamo venuti qua, io in particolar modo da semplice cittadino, cioè nonostante ci siamo messi a parlare di quello che dobbiamo ancora fare con Giovanni, no? Abbiamo con qualche consigliere giovane parlato del territorio, dove è Caggiano, del Pertoso, la via Reggia, cosa possiamo fare, no? E abbiamo parlato che questo vi dovete far carico voi, perché è un po' più complicato rimettere su la via Reggia, perché c'è bisogno dei pareri archeologici, c'è una stradina qua, dicevamo, c'è Antonio laggiù che lo sa, e anche quella stradina la dobbiamo cercare di completare, perché sono anni che ci proviamo. Insomma, l'importante è avere in testa chiaro quello che vogliamo per il nostro territorio, e noi ce l'abbiamo, diciamo così, sempre avuto, anche perché siamo comunità fratelli, sorelle, ma siamo una parola che ci vale sempre di parte, siamo fratelli e sorelle, noi dobbiamo continuare a operare così, perché solo con la programmazione, la progettazione, la condivisione delle idee e di una visione delle nostre comunità si può andare oltre, perché tanto abbiamo fatto e tanto ancora c'è da fare. Simbolicamente questa strada oltretutto collega due strade nazionali, la 19 Terre e la 19 delle Calabre, ancora bisogna sistemare delle cose, e soprattutto dà l'opportunità a chi viene a trovarci da fuori di poter raggiungere le nostre, diciamo così, bellezze naturali e anche le nostre eccellenze dal punto di vista enogastronomico, che sono in questo spazio, in questo territorio, con molta più semplicità. Prima che là sopra c'è scritto Pertosa 2, però poi c'era bisogno di camminare a 10 all'ora perché non si potevano raggiungere. Cioè, oggi questo si può fare. Un grazie particolare alle persone che hanno dato non solo il loro lavoro ma la loro disponibilità. Vengo zio Michele là, che è stato veramente eccezionale per quello che ha acceduto. Io dico, quando una persona è disponibile a dare del suo perché vede il futuro per il proprio territorio, là il paese, vuol dire, e i paesi e le comunità stanno crescendo. Lui è una persona che vede lontano, io invito i giovani a vedere come vede lui, a vedere lontano, a dare parte di se stesso per far crescere le comunità, per far crescere il territorio. Se rimaniamo attaccati solo e semplicemente al nostro, non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo avere la stessa disponibilità e lo stesso cuore che ci ha messo lui. Io stavo tutti i giorni sul cantiere, ho avuto modo di vedere giornate belle e giornate in cui lui era arrabbiato perché le cose non andavano bene. Bisogna esserci, starci sul territorio e pensare al futuro. Noi siamo semplicemente di passaggio e purtroppo le ultime vicende sul nostro territorio ci fanno capire quanto la vita è veramente brevissima e quanto per poco, e quanti giovani attaccati alla nostra terra per pochissimo. Questa vita finisce, noi dobbiamo pensare lontano, dobbiamo pensare appunto al nostro futuro, perché oggi siamo qua e oggi possiamo pensare ai nostri figli, come per me ha fatto per questa strada lui in particolar modo. Grazie a tutti e grazie soprattutto per avermi sopportato. Saluto il maresciallo Verrone che ci ha raggiunto. Passiamo al momento simbolico. Noi tagliamo. Anna, ci sei? Ok.